perché mio figlio ha visto la finestra e ha volato. Non fate come gli altri, siate forti. E qualsiasi cosa, ci sono gli adulti, i maestri, i professori che vi possono aiutare su questo. Non avete paura di denunciare un bullismo o un bullo, denunciate, perché non è che siete spie. Aiutate. Il figlio era questo. Dove stava lui c'era questo, quindi uno che combatteva contro tutti i tipi di discriminazioni, quindi automaticamente il problema è partire dalle basi, dai bambini che devono riuscire a combattere il problema discriminatorio che esiste in questa società. Said ha lasciato il segno e speriamo che questi ragazzi lo ricordino sempre, fin quando saranno adulti, fin quando saranno anziani. Perché Said è la dimostrazione che insieme si può stare, si può vivere, con colori diversi non hanno importanza, il colore della pelle non ha importanza, ha importanza il cuore, il cervello, la personalità di una persona. Said era un bravo ragazzo. Quello di questi ragazzi che, accompagnati dalle loro professoresse, stanno facendo un percorso di comprensione, ma soprattutto di empatia, per lottare contro ogni forma di bullismo. Mente e cuore, questo è il nostro slogan per costruire un arcobaleno di colori che non abbia nessun confine. Perché il messaggio voleva essere prediligere nei gesti quotidiani atteggiamenti gentili, parole che non feriscono, parole che non fanno male, e prediligere quindi atti gentili. La gentilezza può essere una premessa proprio a combattere il bullismo, cioè è la prima forma per combattere, esatto, la ricchezza della diversità, che però appunto è condivisione e dono di ciascuno di noi verso l'altro, quindi dono all'altro, perché come ho detto alla fine con il canto anche Angeli,